partire da quelle che anche in questi giorni sembrano purtroppo tentate dal nascondere la polvere sotto il tappeto, dal continuare con vecchie e deludenti logiche come se nulla fosse accaduto, rifiutandosi di cogliere i segnali chiari che giungono da chi ha votato e dai tanti che hanno deciso di non farlo. La prima domanda alla quale siamo chiamati a rispondere dunque è cosa l'Unione Europea abbia fin qui sbagliato, come sia possibile invertire questa tendenza. Dovremmo cioè avere l'onestà intellettuale di interrogarci senza pregiudizi, senza posizioni preconcette, sulle criticità e sulle ragioni che hanno spinto una parte sempre più consistente dei cittadini europei a non riconoscersi adeguatamente nel processo di integrazione politica del nostro continente. La prima storica conquista del processo di integrazione è stata certamente la capacità di assicurare la pace all'interno dei confini europei. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, infatti, non ci sono stati conflitti tra le nazioni dell'Unione e se a noi oggi può sembrare una conquista scontata, guardando alla millenaria storia europea e ai numerosissimi conflitti che hanno attraversato il nostro continente, ci accorgiamo che scontato non era affatto, così come ci accorgiamo che scontato non è se guardiamo a cosa accade appena fuori dai confini europei. La seconda grande conquista connessa alla prima, cioè alla pace e alla stabilità, è che quella pace e quella stabilità hanno nei decenni assicurato anche crescita e sviluppo. Ma quella crescita e quello sviluppo negli anni hanno rallentato sempre di più e questo è indubbiamente uno degli elementi che hanno contribuito ad allontanare la percezione degli europei dall'Unione, perché l'Unione è sembrata sostanzialmente incapace di invertire quella tendenza. Il problema principale, a mio personale avviso, è dato da un'Unione Europea sempre troppo uguale a se stessa, a tratti percepita perfino come autoreferenziale, così da non essere in grado di adeguare la sua strategia a un mondo che intorno cambiava, come se i suoi primati nello scacchiere geopolitico fossero immutabili e non invece delle conquiste da difendere e rilanciare. In passato era più che legittimo e giusto che l'Unione rivolgesse la sua attenzione soprattutto al proprio interno, perché guardare al proprio interno significava di fatto guardare a una parte estremamente significativa del mondo in termini di peso economico, in termini di peso geopolitico. Nel tempo però lo scenario è drasticamente cambiato, eppure l'Europa ha continuato a guardare prevalentemente al suo interno, come se non si accorgesse